C'è la vicenda della cassa integrazione che ancora non trova una risposta. Da una parte c'è chi punta alla prosecuzione di quella ordinaria, prima di chiedere la straordinaria, che creerebbe un vuoto retributivo di almeno 6 mesi prima di essere erogata. Intanto prende piede l'ipotesi di una cooperativa tra lavoratori fasonisti e trasportatori che potrebbe nascere come new company dalla vecchia ITR. Se ne è parlato a Castelpetroso in un'animata assemblea pubblica e la proposta della cooperativa dovrebbe essere appoggiata dalla Regione, che potrebbe concedere ai soci l'impegno finanziario della fideiussione da 12 milioni. Ho inteso raggruppare in questa possibile new co tutti i soggetti oggi attivi del mercato, quali dipendenti, quali fasonisti, quali trasportatori, quali anche fornitori di materie prime. Questa nuova scatola formata da tutti questi soggetti e con un'espressione in un consiglio di amministrazione fatta dai medesimi soggetti può oggi forse chiedere alla Regione Molise l'escussione della garanzia e quindi esercitare nei confronti della ITR attuale di Bianchi e quindi nei confronti della procedura concordataria, può esercitare la maggioranza. I fasonisti chiedono soprattutto di fare una società di tutti i fasonisti, di tutti i dipendenti della ITR, in modo da poter mandare avanti quello che è stato il nostro lavoro e quello che sarà il nostro lavoro. Io ritengo che sia una ottima idea, perché innanzitutto cercando di acquistare la vecchia ITR potremmo innanzitutto cercare di riavere il nostro credito. E poi soprattutto perché io vedo un'esperienza prima della nostra, che è quella della Perla. Anche la Perla a maggio è andata in concordato, è stata acquistata dal fondatore di Fastweb e oggi come oggi la Perla è in grado di poter pagare i crediti e soprattutto di rilanciare l'azienda, di riproporre nuove commesse che sono grandissime. E questo potrebbe essere il futuro non solo per noi, per i dipendenti dell'ITR, per gli autisti dell'ITR, per tutti quelli che sono interessati a questo settore che è l'abbigliamento, che ormai si sta impoverendo tutte le persone che ci lavorano, sta impoverendo l'Italia perché sta aumentando il tasso di disoccupazione, cioè se nessuno si dà da fare, non ci diamo da fare neanche noi a cercare di recuperare il possibile, è chiaro che alla fine non ci caviamo un ragno dal buco, insomma, tutto qui.